Tutti gli amici di newsgeek.it, questa volta ci troviamo con Asus Zenfone numero 5. Il telefono è animato da un processore Intel Atom Z2580 da 2 GHz, ovviamente questo a seconda del mercato in cui il terminale verrà venduto, altrimenti nell'altra versione è solamente un 1,6 GHz, per capirci è lo stesso clock che ha momentaneamente il Galaxy Note 2. Il sistema operativo è momentaneamente Android 4.3, tra l'altro gestito benissimo, sarà portato alla versione 4.4.2 stando a ciò che viene scritto e ciò che ci spiegano allo stand. Ovviamente telefono personalizzato, come vedete, con l'interfaccia Asus Zen UI. Il telefono è dotato ovviamente di wifi, bluetooth, display da 5 pollici TFT LED, è un 1280x720p HD IPS, 8 megapixel della fotocamera che garantiscono ottimi scatti, 2 megapixel la fotocamera frontale, batteria da 2110 mAh, removibile ai polimeri di litio. E qui sulla parte superiore possiamo vedere per l'appunto il jack per le cuffie da 3,5. Sulla parte inferiore anche qui la micro USB da 3.0. E insomma, questo è il terminale. Le dimensioni sono 148,2x72,5x10,34 mm di spessore. Il peso di 145 grammi, beh, non è male. Comunque sia, i telefoni Asus si mantengono veramente molto bene e quindi danno l'idea di grande compattezza. Questo è tutto per il momento da questo Zenfone 5, attendiamo di poterlo provare. E intanto noi dal Mobile World Congress di Barcellona e dallo stand di Asus vi salutiamo.